CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del notiziario locale da Radio CBSN. Minaccia e ferisce due poliziotti, arrestato ad Ostuni un 49enne. I fatti sarebbero avvenuti prima di Pasqua nei pressi dell'abitazione nel centro storico ostunese. L'uomo, un cittadino del Kenya, si trova ora in carcere a Brindisi ed è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nei confronti dei due agenti del commissariato ostunese. L'uomo stava in, appunto, in stato di ubriachezza e con un coltello in mano ha rivolto offese ai due agenti e poi si è scagliato contro, che sono comunque riusciti ad ammanettarlo. Per loro prognosi di 3 e di 20 giorni. Nonostante lo stop da parte della provincia all'ampliamento della discarica di Formica Ambiente, la CGIL di Brindisi organizza una manifestazione contro il progetto della società che gestisce l'impianto. La protesta si tiene a San Vito nel pomeriggio di sabato 6 aprile alle 18 in piazza Leonardo Leo. Immediate le adesioni da parte di tutti i gruppi di minoranza in seno al Consiglio Comunale Sanvitese. Nelle scorse ore il gruppo territoriale di Brindisi del Movimento 5 Stelle ha annunciato la propria adesione alla manifestazione. Una posizione tecnica, quella della provincia di Brindisi, ha sottolineato il presidente dell'ente Matarrelli, non una posizione politica che si è appunto che è competenza meglio dei comuni sul cui territorio insiste l'impianto, ovvero Brindisi, Carovigno e San Vito dei Normanni. L'iter autorizzativo al progetto di ampliamento della discarica di Formica si è concluso il 25 marzo scorso, che ha negato, ricordiamo, l'autorizzazione e anche dell'AIA per carenza di documentazione e lo stato di qualità delle acque della falda nell'area risulta già fortemente, infatti, molto compromessa. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Ostuni. I lavori, che riguardano l'installazione di nuove opere, per questo sarà necessario appunto sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica lunedì prossimo 8 aprile, in particolare nella zona industriale e artigianale, le contrade Sant'Angelo e San Lorenzo e la stazione ferroviaria ostunese. La sospensione avrà la durata di 4 ore a partire dalle ore 14 con ripristino alle ore 18. Venerdì 5 aprile alle 21, un nuovo appuntamento per la seconda edizione della rassegna Manovella in Fest presso le officine Ipogee a Mesagni, organizzato da Arci la Manovella e 099. Un omaggio ai grandi maestri del cinema italiano con il trio pugliese Brancaleone Project, composto da Giorgio Di Stante alla tromba, Rocco Nigro alla fisarmonica e Giuseppe Spedicato alla basso tuba. A Cisternino al via l'8 aprile il progetto Lettori Animati, percorso formativo di animazione alla lettura destinato ai giovani e realizzato con le consulte delle contrade per favorire la lettura e la narrazione. Si parte lunedì 8 aprile alle 18 con Renato D'Amico ed è una serata per bimbi da 0 a 3 anni presso la Biblioteca Comunale di Cisternino. Parliamo di teatro, appuntamento presso il nuovo Teatro Verdi di Brindisi questa sera, sipario alle 21, con la ironica commedia La Signora del Martedì, per la regia di Pierpaolo Sepe. Sul palco Giuliana Desio e Alessandro Haber. E intanto prosegue anche la stagione di prosa del Comune di Ostuni, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 5 aprile, inizio alle 21, nel Teatro Palazzo Roma, arriva Antonella Carone con lo spettacolo 88 frequenze, un racconto su Hedy Lamarr, diva dell'epoca d'oro di Hollywood, definita la donna più bella del mondo. Chiudiamo ricordando ancora una volta che l'Avis Comunale di San Vito, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, con il sostegno di Fondazione Con il Sud, organizza una raccolta di sangue per sabato prossimo 6 aprile, dalle 8 alle 12, presso la sede ASR di Viale ONU. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328 53 62 169.
Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Prossime notizie locali nell'edizione di questa sera alle ore 20. A tutti grazie. Da Piero Vasta che ha condotto in studio, da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.